I lettori di Cicloweb più attenti lo riconosceranno subito perché ha già fatto un diario con noi l'anno scorso al Giro. Per chi non lo conoscesse, Rinaldo Centini, capitano per queste classiche delle Ardenne della squadra francese AG Désert. Cominciamo dalle corse già passate, l'Amstel e la Freccia. Ti abbiamo visto all'Amstel almeno pimpante nel finale. Ci puoi raccontare un po' com'è andata? Sì, sinceramente la condizione è buona, è un tredicesimo posto che diciamo che sono contento a metà, perché stavo veramente bene all'Amstel e sono scollinato con loro nell'ultimo strappo, dopo avevo un po' di mal di schiena, ero un po' al gancio e ho mollato là, però è mancato veramente poco. La Freccia è da mettere là perché quando piove è freddo, poi è una corsa un po' pericolosa quando piove e io non vado, era freddo, pioveva e non sono riuscito a fare quello che volevo, però sto bene, come ripeto, e adesso vediamo domenica. All'Amstel, se non avessi fatto quell'accelerazione, magari proponendola tu in prima persona, a pochi chilometri dall'arrivo, o magari conservando qualche energia, secondo te saresti riuscito a rimanere con i primissimi? Ma penso che già in tanti me l'hanno detto, ma non penso che sia stata quell'accelerazione a mettermi fuori gioco sullo strappo dopo, perché comunque sia lo sforzo che ho fatto io l'hanno fatto anche gli altri dietro. Però come ripeto è stato più che altro, avevo un gran mal di schiena e là ho mollato, è mancato veramente poco, è mancato diciamo 20 metri, 30 metri. Ma sinceramente non voglio dare la colpa a quell'accelerazione che ho fatto, perché l'anno scorso la prima volta che facevo l'Amstel la corsa si era decisa là e quest'anno ci ho provato io e come torno a ripetere ho avuto un attimo di indecisione là, però ritengo che l'Amstel è stata una corsa positiva per me. Delle tre corse sulle Ardenne, qual è quella che preferisci, quella che magari si adatta di più alle tue caratteristiche? Quella che mi piace di più è la Liege e penso anche quella che mi si adatta di più. La Freccia è una corsa da 200 km, magari è più, come si dice, più abbordabile, però ecco, la Liege è la corsa che mi piace di più, che mi si addice di più. È un chilometraggio lungo, ma non ho mai avuto problemi con i chilometri e penso che sia la Liege. Se dovessi fare un paragone rispetto all'anno scorso, ora stai un po' meglio o un po' peggio? Perché quest'anno ti abbiamo visto andare forte già subito a febbraio, marzo. Sì, sto meglio, quest'anno sto meglio, anche se l'anno scorso avevo fatto sesto alla Freccia, però come torno a ripetere ho avuto sfortuna per il tempo, ma penso che come condizione sto meglio, sono un po' più magro e faccio tanta meno fatica. Il fatto di aver anticipato un po' la preparazione non ti compromette l'attuale condizione? Sinceramente se arrivi qua come un Cunego, che la prima parte di stagione è partito molto più piano, è logico che arrivi più in condizione. Però ecco, non sono arrivato male, torno a ripetere, non sono arrivato male, una buona condizione, penso di fare bene domenica. Tra gli avversari che hai potuto vedere sia all'Amstel che alla Freccia, i vari Cunego, Valverde, Rebellin, Schleck, Kirchen. Sì, si torna sempre là. Penso che Kirchen mercoledì alla Freccia abbia avuto molta fortuna con il tempo, perché non lo vedo in una grande condizione da lottare per queste classiche, però penso che il mercoledì, come torno a ripetere, sia stato il tempo a andare incontro a lui. Però Schleck, Cunego, Rebellin, Valverde, Joachim Rodriguez sono questi i campioni da seguire domenica. Quindi secondo te il fatto che un Valverde non si sia visto davanti alla Freccia è imputabile al tempo anche per lui? Sì, ho parlato con lui e anche lui è per il tempo, come ho parlato con Schleck, per il tempo anche loro. Come torno a ripetere, il tempo di mercoledì ha condizionato tanto la gara. Io penso che con il sole come c'era prima non,
non si vedeva un Kirken arrivare primo, secondo me, dopo mi posso anche sbagliare, ma penso che non è così, uno strappo molto duro per lui, non lo vedo in grande stima condizione, però penso che il tempo abbia fatto tutta un'altra gara di quella che doveva essere. Hai visto il nuovo finale della Liegi? Ho visto stamani, è molto più impegnativo, penso che San Nicolas non arriveranno più 80-100 corridori, ma saranno i migliori, saranno già là davanti, già dallo strappo nuovo che c'è, penso che non arriveranno più di 10 corridori a fare la cotta del San Nicolas. Per il proseguo di stagione hai qualche obiettivo, il Giro d'Italia? Beh, adesso ho il giro e dopo non so, cercherò di portare la condizione ottima per il campionato italiano, mi piacerebbe fare molto bene là e dopo preparare il finale di stagione. Gli obiettivi sono i soliti, farò la Vuelta e spero di poter partecipare al mondiale. Se dovessi indicare un favorito secco per domenica? Cunego.